Gli orti urbani possono essere un microcosmo che da un lato assicurano un polmone verde per la città e dall'altro fanno recuperare aree degradate ed abbandonate. È la natura che si riappropria dei suoi spazi in quei luoghi in cui è stata completamente estromessa. Ma possono essere anche una grande opportunità sociale e comunitaria. Le coltivazioni ortive si ispirano ai principi dell'agricoltura permanente, del rispetto dei ritmi e dei quantitativi naturali, della condivisione delle risorse e consente una vita vissuta a contatto con la natura, collegando quindi la sostenibilità ambientale alla socializzazione ed al recupero di valori forse ormai caduti in desuetudine, favorendo anche azioni di inclusione sociale di soggetti deboli. Nel caso del protocollo d'intesa firmato oggi tra Comune, Sesta Municipalità ed ASL, i soggetti deboli individuati sono i tossicodipendenti. A loro ed al progetto che li vedrà impegnati è stata riservata per 2 anni rinnovabili un'area attualmente interdetta al pubblico del Parco De Filippo a Ponticelli per la realizzazione di un orto urbano. Gli ostacoli fondamentali che oggi noi incontriamo al reinserimento sociale tossicodipendente sono gli stigmi, i pregiudizi e l'idea che un tossicodipendente possa partecipare a un progetto di utilità pubblica, di recupero di un'area agricola importante e che possa mettere insieme questo aspetto, dimostrare alla popolazione che ci si riabilita, diciamo, ci si inserisce socialmente dando un contributo al pubblico, alla collettività, ci sembra un elemento importante, fondante, diciamo, del nostro intervento e del futuro, speriamo anche, diciamo, di una città che sia più accogliente e più capace di recuperare, diciamo, questi soggetti alla vita quotidiana e normale. Noi abbiamo molti parchi d'area verde a volte abbandonati, invece attraverso l'adozione, quindi la nascita di questi orti urbani, rendiamo più vivi, più attivi i nostri spazi verdi e nel contempo consentiamo la realizzazione di progetti di carattere sociale che sicuramente hanno, come dire, la loro valenza e la loro importanza, come in questo caso, per tanti giovani del nostro territorio. E questo è il primo protocollo messo a punto, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, del regolamento per l'affidamento e la gestione degli orti urbani del 23 gennaio. Siamo molto contenti che il primo orto urbano che viene affidato in un parco importante nella zona orientale di Napoli venga affidato in collaborazione con l'ASL per un progetto che ha anche un alto valore sociale. Quindi qui siamo davanti a riqualificazione e tenuta in modo adeguato del verde con la realizzazione degli orti ed è un modello che vogliamo esportare in tutta la città.